Come tutti sapete, la mostra di Raffaello alle Scuderie del Quirinale è sospesa, la più grande mostra mai realizzata su questo artista. Noi in questa occasione vogliamo spiegarvi cosa abbiamo fatto subito dopo la sospensione, ma anche che cos'è questa mostra e come è stata costruita nel tempo, durante 3 anni di lavoro. Quello che abbiamo fatto appena abbiamo eseguito l'ordine di sospensione, il decreto governativo, è stato, diciamo così, mandare la mostra al buio. Questo in segno di rispetto per le opere che non devono essere ovviamente stressate e anche come un sottile, diciamo, segno di speranza per il futuro. Abbiamo coperto i disegni con dei teli neri, per cui in questo momento la mostra è come se fosse addormentata, in attesa, speriamo, del suo risveglio, perché anche le notti più lunghe prima o poi finiscono. Abbiamo poi previsto un palinsesto di pillole, di brevi interventi, di conversazioni affidate ai curatori della mostra, che mi piace qui ricordare, Matteo Lafranconi e Marzia Faietti, con Francesco Paolo Di Teodoro e con Vincenzo Farinella, affidato quindi ai curatori della mostra e anche ad altri specialisti, per cui durante il periodo di chiusura tutti quanti potranno collegarsi con il nostro sito e approfondire vari temi che i nostri specialisti proporranno. È infatti stata convinzione condivisa di tutti i curatori quella di presentare in occasione del quinto centenario della morte una mostra che desse e restituisse la centralità, l'importanza e la preponderanza anche culturale dell'ultimo periodo di Raffaello su tutta la visione del suo percorso. Questo è contrario, grosso modo, alla percezione generica del percorso di Raffaello, per il fatto che negli ultimi anni la moltiplicazione degli impegni ha fatto sì che la sua partecipazione diretta nell'esecuzione dei dipinti, soprattutto dei dipinti mobili, è stata diminuita ed integrata dall'intervento di allievi e collaboratori. Tuttavia, invece, è proprio negli ultimi anni che l'assoluto dominio di Raffaello sulla sua bottega e su tutto il suo sistema di produzione è tale per cui niente esce dalla sua bottega se non targato, ecco, se non davvero sancito da questa visione globale che lui ha del sistema delle arti, un sistema che lui domina dall'architettura all'urbanistica, dalla protoarcheologia alla decorazione ad ampia scala di tipo architettonico o di altro genere. Tutto questo consentiva anche di iniziare il percorso dando un'importanza fondamentale al documento che più di tutti può essere considerato l'eredità culturale di Raffaello, che è la famosa lettera a Leone X, scritta con l'aiuto di Baldassarre Castiglione, nella quale sono testimoniati i principi fondamentali della nostra idea di patrimonio e della sua cruciale esperienza di conciliatore fra il mondo degli antichi e il mondo moderno, a beneficio della civiltà figurativa occidentale che è arrivata fino a noi. È una mostra rigorosamente scientifica ed è altrettanto rigorosamente una mostra che incontrerà il favore del grande pubblico e dei media. Vorrei parlare anche di come si è costruita questa mostra. Un'esposizione di questo genere necessita di un generale clima di collaborazione e per una volta questa cosa di cui lamentiamo spesso l'assenza nel nostro paese, beh, devo dire che invece si è realizzata in pieno. Ho parlato della collaborazione decisiva con gli Uffizi, che a tutti gli effetti appunto sono con noi organizzatori dell'evento, ma mi piace ricordare la generosità della Galleria Borghese, che a un certo punto ha rinunciato a un proprio progetto espositivo per consentire che tutti gli sforzi si potessero concentrare sulle Scuderie del Quirinale. Straordinaria la partecipazione, la collaborazione dell'Opificio delle Pietre Dure, che si è fatto carico dei restauri e di tutte le valutazioni conservative necessarie. La collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo, che ha ovviamente una propria iniziativa sul tema, incentrata sul tema essenzialmente delle grottesche, ma con cui abbiamo stipulato un accordo convenzionale. Ma questa collaborazione non si ferma a livello nazionale. A livello internazionale va citato innanzitutto l'accordo di Stato Italia-Francia, che ha consentito al Louvre degli straordinari prestiti,
il ritratto di Baldassare Castiglione, il doppio ritratto, il ritratto con Amico, e poi dei meravigliosi disegni, numerosi e meravigliosi disegni. La National Gallery di Londra ha posticipato la propria mostra per consentire che la data del 6 aprile potesse essere, diciamo, celebrata a Roma, e i Musei Vaticani che hanno armonizzato con le nostre tutte le loro iniziative. Ma c'è un aspetto che vorrei sottolineare in questo complesso percorso espositivo pieno di confronti fra le opere di Raffaello e l'Antico. E questo è un momento particolare, un momento che ha un valore forte anche per noi come cittadini, e cioè la lettera, la famosa lettera di Raffaello e Baldassare Castiglione a Leone X. È una lettera che contiene in sé i fondamenti stessi della moderna teoria della tutela e arriva dritto all'articolo 9, al meraviglioso articolo 9 della nostra Costituzione. Intorno a questa lettera, con i ritratti dei tre protagonisti, Raffaello, Baldassare e Leone X, con i rilievi, con gli strumenti topografici, con i manoscritti, viene costruita una sala, una sezione che è il vero magnete di questa nostra esposizione. C'è un'opera che però mi piacerebbe mostrare, su cui credo che valga la pena riflettere. Forse non è una delle opere che attirerà in prima istanza i visitatori, ma in questi giorni così difficili assume un significato particolare, ed è la Visitazione. Come è noto, la Visitazione è un episodio citato nel Vangelo secondo Luca. Luca non ci dice come Maria ed Elisabetta si salutano, ma tutta la grande storia dell'arte dice che si salutano, ci rappresenta questo saluto con l'abbraccio o con la stretta di mano. Raffaello sceglie la stretta di mano, forse ispirato da un bassorilievo romano che è presente in mostra anche esso. È inutile dire che questi gesti così antichi oggi noi non ce li possiamo permettere, ma speriamo presto di poterli ripetere.